Music Beats 22 marzo 2019 Roma e Milano sono state invase da pubblicità anonime che hanno incuriosito tutti, era l'operazione di marketing per promuovere l'artista. Il marketing è tutto, anche nella musica, lo sa bene Coez che, per annunciare l'uscita del suo nuovo album, ha organizzato un'operazione di marketing incredibile. L'album, intitolato, È sempre bello, uscirà il 29 marzo ed è stato anticipato da questa originale campagna pubblicitaria. Le strade di Roma e Milano sono state invase da manifesti pubblicitari anonimi, ovvero privi di qualsiasi riferimento al cantante. Su questi cartelloni era presente solo la foto di una ragazza intenta a mangiare un panino con sopra delle scritte, come ad esempio, non basta un elastico per tenerci insieme, vorrei fosse domenica, e, siamo in isolamento ma con un'isola dentro. Queste frasi altro non sono che dei versi delle nuove canzoni contenute nel quinto album dell'artista, mentre la foto della ragazza è l'immagine della copertina. L'operazione pare abbia ottenuto l'effetto sperato, perché tanti si sono incuriositi di fronte a quei manifesti. È sempre bello, contiene 10 tracce, il disco arriva dopo, Faccio un casino, il lavoro che ha portato Coez al grande successo, facendolo diventare uno dei cantautori più amati del momento. Il suo genere musicale, un mix tra rap e pop, ha conquistato un'ampia fetta di pubblico che sta aspettando di rivedere il cantante dal vivo, ma l'attesa sarà breve. Coez, infatti, ha già in programma 2 concerti a Roma il 28 e il 29 maggio.